Buonasera a tutti, benvenuti da Massimiliano Cerra e benvenuti in questa nuova diretta dove andiamo a vedere quello che è il focus mensile di finanza e investimenti. Andiamo dritti al punto, dritti al punto. Cina, crisi immobiliare cinese, quante ripercussioni avrà sull'economia cinese, sull'economia asiatica, sull'economia di tutto il mondo? Crisi alimentare. Okay, perché i prezzi stanno salendo così tanto e perché sono saliti così tanto? Cosa c'è dietro? Qual è la condizione economica? Che cosa ci aspetta? Andremo poi ad analizzare i mercati, come sempre, in maniera tecnica andremo ad analizzare i mercati, tutto in questa diretta per capire che cosa ci aspetta da qui a fine anno e nel prossimo futuro. Anche con l'intervento delle banche centrali che hanno un po' spaventato i mercati, come avete potuto vedere ultimamente, e l'economia è un po' imbrigliata in tutto questo. Bene, ci siamo. Io sono Massimiliano Cerri, da tanti anni aiuto le persone a raggiungere un contesto di libertà a 360 gradi, un contesto di libertà economica, un contesto di libertà finanziaria, un contesto di libertà anche a livello di creare una struttura finanziaria ed economica completamente indipendente, creare una pensione completamente indipendente, imparare a gestire patrimonio, investimenti, investire bene con delle tecniche vincenti. Sono anche l'unico che un po' ha creato gli investimenti con delle metodologie interamente proprietarie. Allora, iniziamo subito. Iniziamo a parlare in questa serata, mentre vedo che la platea si sta appinando. Benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che vedo che stanno arrivando. Ciao a tutti, vedo Mirella, Mario, Marco. Ok, ciao a tutti, buonasera. Allora, iniziamo parlando delle cose un attimino più scottanti che ci sono in questo momento nel lato economico e andremo a vedere poi i risultati mensili, periodici dei nostri investimenti che abbiamo in vari settori, che sapete, tante persone sono abbonate con noi, seguono con noi i nostri investimenti e andremo stasera a vedere un po' i risultati che stiamo ottenendo, abbiamo ottenuto nell'ultimo mese. Allora, crisi immobiliare cinese. Sentite un po' i telegiornali, ricordiamoci che, ve lo ricordo sempre, per seguire bene l'economia non dovete seguire i telegiornali, ma dovete seguire i risultati delle aziende, perché nel mercato ci sono le aziende, sono sempre loro che dominano i mercati, mai la politica. La politica va in televisione tutti i giorni, spaventa, fa vedere tutta una serie di cose, noi dobbiamo sempre guardare i risultati delle aziende. Non dimentichiamocelo mai, questa è la mentalità giusta per un buon investitore, una buona persona che vuole creare una patrimonializzazione nel tempo. Ma per forza di cose stiamo ascoltando, stiamo vedendo la crisi del mercato cinese. Del mercato cinese, una crisi economica, la Cina ha iniziato ad avere un boom economico molto molto ampio, diciamo più o meno dagli anni 2000, poco dopo gli anni 2000, ok? Poco dopo l'anno 2000. La Cina ha avuto un'evoluzione immensa, è entrata prima degli anni 2000, era una piccolissima economia, dopo è diventata un'economia molto grande. È uno dei primi produttori, tutti si forniscono in Cina, è diventato il fornitore numero uno di gran parte dei prodotti, in particolare dei prodotti tecnologici o delle nanotecnologie, è diventata assolutamente uno dei principali produttori. Tanti di noi comprano non sapendo oggetti cinesi perché è riuscita a nel corso degli anni produrre dei pezzi, produrre della componentistica a basso costo e inevitabilmente portarla, esportarla in tutto il mondo facendola arrivare sui banchi a dei prezzi più bassi. Ok? E quindi che cosa ha comportato questo? Che tanti produttori, anche non cinesi, si rivolgevano alla Cina per avere i materiali per produrre lì perché producevano a meno costi e inevitabilmente hanno spostato, hanno delocalizzato, hanno iniziato a creare dei fornitori che erano tutti cinesi. Quindi la Cina per tantissimi anni ha approvvigionato le economie di tanti altri paesi.
E soprattutto ha anche un attimino bloccato quella che è l'economia di altri paesi, perché chiaramente un italiano che vedeva dei prodotti da poter importare a prezzi così bassi, inevitabilmente ha smesso di produrli in Italia per questione di costi e inevitabilmente anche, diciamo così, cambiato un po' l'economia del proprio paese, dell'Italia o di altri paesi. Quindi la Cina è stato un paese che ha tirato veramente forte per molto molto tempo. Ma se andate a vedere il grafico del suo andamento, dell'andamento economico del mercato cinese, andiamo a parlare proprio di investimento secco, non è stato nel corso degli anni quello che si poteva definire un investimento vincente. Ha avuto un PIL fisso ogni anno al 10%, roba incredibile, impossibile da raggiungere per paesi come l'Europa o quant'altro, ok? Nonostante questo, il mercato cinese a livello di investimento non ha avuto dei grandi riscontri. Una cosa che è lievitata, che si è gonfiata veramente in maniera imponente, è stato il mercato immobiliare, perché la Cina ha un'economia e una politica in gran parte di despotismo, ok? Ci sono dei tecnici che governano e che cosa fanno? Decisioni unilaterali. Così è e tutti dobbiamo allinearci. Ok? Non è un paese che possiamo definire democratico, ok? Dove la democrazia dicono che c'è o non c'è, ma dicono che sia vera o non sia vera. Sicuramente noi abbiamo un paese democratico perché c'è un'elezione, poi che ci siano dei pilotaggi sulle elezioni, ci sia una condizione mentale, eccetera, eccetera, va bene, ma comunque viviamo in un paese democratico dove alla fine le grandi decisioni vengono prese tramite poi delle votazioni, ok? Mentre là no. Okay? E si vede nell'economia, perché l'economia cinese col PIL al 10% all'anno avrebbe dovuto portare gli investitori a centuplicare i propri investimenti se iniziati nel 2000 e chiusi oggi, e invece ha portato praticamente il livello zero, mentre nello stesso periodo i mercati sviluppati, che crescono in maniera molto più lenta, ma molto più costante, hanno portato a quintuplicare minimo il patrimonio di investimento durante gli anni. Questo deve farci capire molto. Il mercato immobiliare vive una crisi piuttosto grossa e la Cina, così come ha fatto scoppiare, ha avuto le prime bolle di Covid, ok? Adesso sta facendo scoppiare anche un po' la bolla immobiliare, che potrebbe essere una bolla che può andare ad incidere non solo in Cina, ma anche a livello mondiale per una questione soprattutto finanziaria, per una questione soprattutto di banche che sono coinvolte a ramificazione nel mercato immobiliare cinese. La Cina ha prodotto, ha costruito, la Cina sappiamo ha una popolazione molto ampia, hanno messo la legge di un figlio massimo a famiglia perché c'era una sovrappopolazione, sono miliardi, ok? Ma a fronte, faccio l'esempio, di 1 miliardo di popolazione, ha costruito 2 miliardi di case, ok? Ha costruito l'immensità. Perché? Essendo un'economia e una politica despota, che cosa avviene? Là in Cina ti dicono tu puoi investire solamente nel mercato cinese e puoi solamente investire all'interno, non puoi portare soldi fuori, ok? Il mercato cinese, ve l'abbiamo detto, dati alla mano, non ha portato niente sotto l'aspetto dell'investimento, quindi dell'economia a livello azionario, a livello di titoli di Stato, siamo ai minimi assoluti perché ha tagliato i tassi al minimo per cercare di rilanciare l'economia che non riparte mai, per cui sostanzialmente investi sui titoli di Stato e non prendi niente, l'azionario negli ultimi 20 anni ha portato sostanzialmente zero e quindi che cosa hanno fatto le persone, i grandi capitalisti cinesi, costretti sostanzialmente da una condizione obbligata, hanno investito in immobili. Quindi hanno detto, bene, la popolazione è in crescita, quindi inevitabilmente ci sarà tanto bisogno di case, ok? E quindi costruisco 2 miliardi di case a fronte di 1 miliardo di popolazione. Il discorso che la restrizione,
le restrizioni sulla crescita demografica, le restrizioni nel tempo, insomma, la Cina con questo governo un po' despota non ha fatto, finché tutto cresceva, erano tutti bravi. È un po' come quando siamo sui mercati, un po' come gli investitori. Quando cresce siamo tutti bravi, ci sentiamo tutti grandi investitori. Quando le cose vanno male, diciamo, gli scheletri vengono a galla quando la marea si abbassa, ok? Lì vengono fuori, quando le cose vanno male, vengono fuori quelli che sono i cattivi investitori, quelli che sono i soggetti che non hanno una metodologia, che non sanno che cosa fare, ok? Che non hanno un metodo di gestione dei risparmi, degli investimenti e non sanno come gestire i momenti di crisi. Il mercato immobiliare cinese inevitabilmente ha visto Evergrande, che era uno dei più grossi costruttori anche a livello internazionale, avere delle gravi difficoltà. Adesso se ne è aggiunta un'altra, ancora più grande. Perché? Perché hanno finanziato degli immobili, hanno finanziato questa, la costruzione di questi 2 miliardi di immobili che poi alla fine inevitabilmente non sono state acquistate, perché poi c'è stato un problema economico, c'è stata la diminuzione del PIL, la Cina, soprattutto sotto l'aspetto del Covid negli ultimi anni, ha fatto tolleranza zero, mentre l'America, per fare un esempio, ha tenuto gran parte delle attività aperte ai tempi di Trump, la Cina ha chiuso tutto, quindi ha chiuso l'economia, ha chiuso, ha fatto girare meno soldi, ci sono meno soldi. E quindi inevitabilmente un po' anche l'inflazione che ha portato l'aumento dei prezzi, meno soldi, le persone comprano meno case, quindi queste case sono là e sono rimaste invendute. Ci sono quartieri fantasma e questi immensi costruttori non hanno in questo momento, non sono riusciti a ripagare dei debiti, hanno fatto dei debiti per costruire, pensando che poi arrivassero tanti investitori che compravano. Ma a fronte di un blocco di tutto questo, ci sono state queste città fantasma rimaste lì ed inevitabilmente dall'altra parte l'impossibilità di pagare i debiti. Questa cosa si ripercuote non solo sul mercato immobiliare, ma anche sul mercato delle banche, sulla finanza pura, perché le banche sono coloro che hanno prestato dei soldi. Sappiamo che le banche vanno un attimino, tutte un po' a cascata. C'è la banca cinese, ok, ma dentro ci sono delle partecipazioni, degli investimenti da parte di banche americane, di banche di altri paesi, eccetera, eccetera. Quindi questo porta a una crisi bancaria. Sappiamo che l'edilizia, dietro l'edilizia, gira molto del mondo, molto dell'economia. Guardate quando ci sono crisi economiche durante il Covid, la prima cosa che è stata fatta, se vi ricordate bene, è stato il 110%. Perché? Perché dietro un rilancio economico si riparte sempre da tutto quello che è l'indotto immobiliare. Quindi si parte da far lavorare i piccoli impresari che fanno le costruzioni, che fanno le ristrutturazioni. Là si muove una macchina intera che genera comunque sia un movimento molto molto imponente. Quando si lavora nel campo dell'edilizia, dell'immobiliare, vai a risvegliare una catena di lavoro molto molto ampia. Quanto potrà incidere a livello economico mondiale? Perché poi che la Cina abbia problemi economici, finanziari e i mercati cinesi vadano male, sostanzialmente ci tocca poco, soprattutto a noi che questa cosa l'abbiamo vista molti molti anni fa e le nostre strutture sui mercati emergenti rispetto a quelli che ti insegnano in banca sono state delimitatissime, per cui noi il più 4, il per 4, il per 5 dei mercati l'abbiamo preso tutto, chi invece era lì ad aspettare i mercati emergenti che un giorno saranno i capitani del mondo, come si è detto, come si diceva, mi ricordo gli anni 2000 quando entravo sui mercati, sono sempre lì ad aspettare, ok? Anzi, la Cina è diventata la seconda potenza del mondo, è diventata veramente la seconda potenza del mondo, levando l'ultimo anno, dove siamo in una crisi perpetua, ma è arrivata ad essere la seconda potenza del mondo e il suo mercato azionario ha guadagnato zero negli ultimi 20 anni. Iniziamo a riflettere, ragazzi. Beh, e quindi quando va male, cioè se quando va bene diventa la seconda potenza del mondo, il mercato fa zero o fa poco,
mentre gli altri vanno a per 5, per 6, questa cosa deve far riflettere, ok, su quello anche che vi propongono banche, promotori e quant'altro, ok? Quindi andiamo prima a risolvere tante situazioni politiche sul posto e poi dopo ne riparliamo. Ok, io quando vedo nazioni che bloccano l'andatura delle aziende, diventano unilaterali e non incentivano le aziende, inevitabilmente comprendo che quell'economia lì non ha molta speranza. Okay, quindi molto molto importante. Guardiamo invece i risultati degli stati che mettono le aziende al primo posto, le economie sono sempre fiorenti al 100%. Purtroppo i paesi, sotto l'aspetto delle elezioni, mirano a non guardare questo, ma mirano ad attirare la massa per farsi votare e quindi la massa non viene attirata incentivando le aziende, ma incentivando i piccoli, dando soldi ai piccoli, così mi voti. Ma deve incentivare le aziende perché le aziende portano ricchezza. Quando riusciamo a capire questo circolo economico, riusciremo a capire anche dove investire meglio. Abbiamo parlato della crisi immobiliare, adesso facciamo un piccolo accenno a quella che è la crisi inerente alle banche centrali. Le banche centrali sono intervenute ultimamente. La Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi un'altra volta, quindi ancora uno 0,25, e li ha portati praticamente ai massimi da veramente tantissimi anni, da una massima da una ventina di anni. E ricordiamoci sempre che alzare i tassi in Europa significa portare più povertà per abbattere l'inflazione, ma in un'economia come quella europea che non è che se la passa benissimo. Tra l'altro adesso anche la Germania, che è la locomotiva d'Europa, il paese numero uno, ha delle difficoltà economiche nel ripartire, per cui alzare i tassi significa creare povertà. Ma l'inflazione non sta diminuendo, anzi, tra l'altro c'è un'inflazione classica percentuale detta in televisione, c'è l'inflazione reale, ok? L'inflazione non sta diminuendo, quando andiamo al supermercato non vediamo un'inflazione al 5%, ma vediamo un'inflazione al 15%, al 20%, perché vediamo dei prezzi lievitati veramente in maniera imponente. Se voi andate a vedere i prezzi, gli aumenti dei prezzi, andate a vedere ad esempio frutta e verdura. È vero che c'è un discorso che il petrolio costa di più, quindi costa di più la produzione, costa di più il trasporto, costa di più lo stoccaggio, costa di più tutto, ma abbiamo mandato il focus questa mattina. Tutti gli iscritti, iscriviti sempre alla newsletter di Massimiliano Acerbi, perché arrivano i focus tutti i mesi, più un'azienda su cui investire, quindi iscriviti alla newsletter. Inevitabilmente vedete che quel bel cartellino, quando andavamo al negozio di frutta e verdura, fino all'anno scorso, 2021, c'erano i cartellini, 1 euro al chilo, vi ricordate 1 euro al chilo? Ma non è passato, 0,99 al chilo, ragazzi, offerta assoluta. Adesso non ne vediamo più nemmeno uno. Che è 2-3 euro al chilo minimo. E io vi ricordo che un prodotto che passa da 1 a 2 o a 2,5 non è il 5% di inflazione core, come ci dicono in televisione. Sono rialzi che partono minimo dal 20%, arrivano al 30%, perché se io pago la verdura 1 euro, e ho l'inflazione al 5%, dovrei pagare 1,05 la verdura, ok? Non dovrei pagarla 1,50 o 2. 1,52 è il 100% di rialzo, ok? Questa è l'inflazione reale, quella che viviamo noi. Noi viviamo un'inflazione reale, rialzi del 100%, del 120%, ok? Noi viviamo questo. Andiamo con i 50 euro a fare la spesa, prendiamo delle borsate in meno, ok? Rispetto, prendiamo almeno una borsa meno rispetto a quello che era il 2021. Quindi questa è l'inflazione reale. L'inflazione reale è dovuta gran parte a tutto un contesto, quindi rialzo dei tassi porta povertà nel corso del tempo. Le banche centrali cercano in maniera forzosa di portare povertà, perché portando povertà si incita le persone a spendere di meno, soprattutto per i beni
non di prima necessità. Quindi si incentiva a spendere di meno per fare in modo che la catena completa abbia la volontà di abbassare i prezzi. Finché noi continueremo a comprare ad alto prezzo quello che comunque vogliamo e siamo disposti a pagare anche di più, queste cose, i prezzi non ribasseranno mai. Okay? Le banche centrali cercano di forzare questa cosa, di portare povertà, e siamo in un contesto dove il circuito è questo. Dietro al rialzo dei tassi abbiamo i prezzi dell'energia e alla faccia di chi 20 anni fa io ho investito pochissimo, zero, su quelle che sono le energie rinnovabili. Se ne parlava 20 anni fa, le ESG, le nuove cose, tutte cavolate, ok? Io appena alzo, sono passati 20 anni, 30, 25, quasi 30, perché era il 1997, parlavo, non ci sarà più l'energia classica. Saremo tutti con le energie rinnovabili? Sì. Oggi, appena rialza il petrolio, a distanza di 30 anni, sono delle problematiche. Il petrolio è ancora la catena di approvvigionamento numero uno e noi non riusciremo a vedere il cambiamento. Non lo vedranno neanche i nostri figli, non lo vedranno neanche i nostri nipoti. Forse i figli dei nostri nipoti, ma se cambierà qualcosa, perché altrimenti neanche loro continueranno a vedere questa problematica. Ok? Il petrolio porta, oltre all'aumento dei costi di trasporto, che anche noi ci trasportiamo con le nostre macchine, vediamo quando andiamo a fare il gasolio, okay, lo vediamo, meno litri messi dentro, ma il petrolio viene utilizzato ad esempio per i fertilizzanti. I fertilizzanti sono sostanzialmente prodotti con una catena dove dietro ci sono gli idrocarburi classici, petrolio, gas, eccetera, eccetera. E gli idrocarburi costano cari, molto cari. E i fertilizzanti vengono prodotti attraverso queste catene di approvvigionamento. Quindi i fertilizzanti costano molto di più ed è per questo che le verdure non stanno più col banchetto a 1 euro al chilo, ma sono passati a 3 euro, sono passati a 4 euro. Rialzi del 200, del 300%, altro che 5% di inflazione. I fertilizzanti incidono molto e sui fertilizzanti, e non solo, i fertilizzanti sono importanti perché vanno nella catena agricola in maniera imponente, ma a livello mondiale. Oltre questo, ci sono state chiaramente le problematiche dell'Ucraina, che era uno dei maggiori fornitori, che ha problematiche con la guerra, i blocchi dell'esportazione, quant'altro. Tutta questa situazione ha portato a un circuito economico che inevitabilmente è stato molto frenato da questo. Allora, andiamo a vedere, a fronte di questo, come stanno andando le cose? Alla fine, se guardiamo, abbiamo fatto circa 25 minuti di notizie attuali che non sono positivissime, anzi per niente. I mercati che cosa hanno fatto? Ma sostanzialmente sono in rialzo. Quest'anno il mercato è in rialzo di circa l'11%, è stato in rialzo del 15-16% fino a un mesetto fa. Quindi alla fine non possiamo lamentarci, perché se il mercato fa l'11% o il 15-16% in tempi come questi, significa che possono andare meglio. Ok? C'è stato sicuramente un ritracciamento nel corso degli ultimi tempi che per forza di cose ha un pochino inciso su quelli che sono gli andamenti degli investimenti, dei portafogli, anche dei nostri, che hanno mangiato, diciamo, una parte di guadagni. Avevamo avuto gran parte di guadagni, avevamo viaggiato sempre sul 16-17% di rialzo con i nostri portafogli minimi, fino ad arrivare ai portafogli dove ci sono le azioni singole che hanno viaggiato intorno al 25% come media fissa. Adesso hanno ritracciato un attimino, ma siamo in un momento un po' di minimi dell'anno, quindi i conti si fanno sempre dopo, ok? Perché proprio in questi momenti che i duri vengono fuori e gestiscono gli investimenti per fare in modo che poi, quando le cose vanno un attimino meglio, si vada a raggiungere dei buoni risultati. Allora, io voglio portarvi subito sul piatto un po' di analisi, ok? Un po' di analisi. Andiamo a vedere perché sostanzialmente, ecco, io vi sto condividendo in questo momento il... Vediamo se si vede bene.
Ok, un attimo, eh. Ok, voglio questa visuale qui. Ok, almeno me la metto bene. Eccola qua. Ok, voglio questa visuale qui che si vede meglio. Allora, questo è l'indice Standard & Poor's 500, ok? L'indice Standard & Poor's 500, Covid, grande recupero del 2021 e 2022 c'è stata una discesa fino a questo punto, che è stato proprio più o meno questo periodo, l'ottobre dell'anno scorso. L'ottobre è sempre un mese dove il mercato statisticamente tante volte ha toccato i minimi. Va bene, visto che ce lo dice e lo sappiamo, lo sfruttiamo a nostro favore. Da questi minimi c'è stata una ripartenza molto ampia. Guarda, da ottobre dell'anno scorso il mercato è passato da 3.500 punti fino ad arrivare a 4.600. Ok, quindi nel senso che un bel recupero. Dopodiché, diciamo, qua siamo arrivati sui massimi toccati annualmente a luglio. Beh, io lo dico sempre, non ci si poteva aspettare. Ecco, vediamo quando è partito il mercato. A inizio anno, questo era gennaio. Gennaio eravamo qua sui 3.800, ok? Quindi è partito, ha ritoccato i minimi, però questo è a marzo e poi è ripartito bene. Ma a gennaio era qua. Non ci si poteva aspettare che il mercato facesse questo fino a luglio e questo qua, andando ancora più su, fino, cioè, facessi il doppio, visto che ha fatto il 15-16% fino a luglio, mancano altri 6 mesi e 30% all'anno, ok? In un contesto come quello che abbiamo spiegato finora. Il mercato ha ritracciato un attimino e ha avuto un ritracciamento che era nell'aria, cioè non poteva fare il 15% nella prima parte e il 30-40% nella seconda, senza batter ciglio, ok? Quindi c'è un normalissimo ritracciamento, ma non è altro che una continuazione di quello che è un trend di ripresa. Perché il mercato sale a fronte di tutto quello che abbiamo visto? Io lo ripeto sempre, perché all'interno ci sono le aziende. Questa roba qua che vedi, questa movimentazione, ok? Dentro ci sono le aziende. Qua chi è che crea questo movimento dei mercati? Lo creano le aziende. Meno male, perché se lo creassero gli stati, che hanno dal 400 al 600% di debito pubblico, al 1000% di debito pubblico alcune, cioè roba immensa, che un'azienda, se avesse una cosa del genere, non è che chiuderebbe domani, chiuderebbe oggi stesso. Meno male che un'azienda non è così. Se ci fossero gli stati, quelli che vediamo sul telegiornale, a manovrare tutto questo, mamma mia, ragazzi, dovremmo scappare dai mercati finanziari tempo zero. Per fortuna ci sono le aziende, questo qua ricordiamoci sempre, tu non dovresti guardare i telegiornali politici, dovresti guardare i telegiornali delle aziende, con i risultati delle aziende, perché le aziende, se vai a vedere i numeri, bene o male, sono numeri un pochino minoritari rispetto a prima, ma bene o male, continuano a fatturare, continuano a portare il movimento e quindi inevitabilmente abbiamo un rialzo del mercato, ok? E anche se ci fosse un ribasso, sempre dietro le aziende, perché le aziende hanno avuto un po' meno utili, puoi avere un ribasso pochino più marcato, ma possiamo comunque pensare che questo trend non sia intaccato. Allora, cosa pensare in questo momento? Questo momento è un punto molto molto importante, si vede, è stato un punto tra l'altro di ripartenza, un punto di appoggio, è un punto importante perché riguarda quello che abbiamo già visto più volte, ok, guarda, questi 4.300 punti e sotto abbiamo più o meno i 4.100 punti. Ecco, io ve lo dico, quando eravamo durante il Covid, vi dissi, finché il mercato sta sopra indicativamente di 3.700 punti, si parla di niente, ok? Qua, finché stiamo sopra ai 4.100 punti, sono occasioni di accumulazione, ok? Andiamo tra l'altro a vedere questa parte, ok, 4.000 sono più o meno 200, eccoli qua. Ok, guardate, questo movimento è simile a questo movimento. Ok, significa che il mercato si muove a movimentazione. Questo si muove in maniera a specchio. È una delle nostre tecniche di valutazione, che è il double mirror. In questo momento il mercato sicuramente si fermerà e farà una riflessione. Al di sotto abbiamo al massimo, per rivedere la stessa movimentazione, i 4.100, l'indice Standard & Poor's 500. Io ve l'ho detto tante volte nell'analisi, rispecchia questo contesto. Questa qui è una fascia di acquisto, ok?
Ve lo dico subito. Questa è una fascia di acquisto, anche se dovesse esserci ulteriori problemi, dovesse sentire che le cose sono ancora un po' in crisi. Ok? Continua a essere una fascia d'acquisto. Andiamo a vedere anche quello che è il mercato tecnologico. Ok? Quello che è il mercato tecnologico, andiamolo a vedere. Ok, il mercato tecnologico inevitabilmente è quello che ha sofferto molto. È stato un po', ecco, dal 2022 il mercato tecnologico è quello che è sceso veramente tanto, ma è anche quello che ha recuperato di più. Ok, guardiamo, questo è l'inizio. 30 dicembre, questo siamo a gennaio. Da gennaio a oggi abbiamo toccato i massimi, c'è un ritracciamento. Beh, non ci si poteva aspettare che dai 10.000 punti è arrivato a 15.8. Ok, non si poteva aspettare che arrivasse, facesse, cioè il mercato non è sempre così, il mercato sale a onde, ok? Onda 1, 2, 3, ok, 4, ritracciamento è molto. Ovviamente il mercato sale a onde, quindi inevitabilmente adesso c'è un ritracciamento, potrebbe essere un ritracciamento anche un attimino più profondo, anche se ci troviamo in un contesto molto molto interessante. Dobbiamo vedere come si comporterà il mercato su questo preciso livello. Se tiene questo livello, è un livello che può portarci in laterale, oppure se dovesse scendere ancora un po', è sicuramente un livello interessante sul quale andare a fare una serie di valutazioni. Questo chiaramente contando la struttura economica di questo momento, evitando quelle che possono essere strutture estreme, ok? Se viene fuori un'altra pandemia, se vengono fuori delle crisi economiche perduranti di un certo tipo che vanno, attenzione, non a non sulla politica, non sulle, sono sulle nazioni, ma vanno contro alle aziende, allora lì ci sono da fare delle valutazioni diverse, interveniamo e sfruttiamo momenti, ok? Sfruttiamo momenti tornando in liquidità e sfruttando la liquidità come è giusto che faccia un buon investitore per lavorare nei momenti migliori, ok? Questa cosa ci può portare grandi risultati nel corso del tempo, è la metodologia che fa la differenza, mai i titoli, ok? È come li gestiamo che fa la differenza, quindi avere un pieno controllo sugli investimenti significa avere sempre grandi risultati a fronte di rischi controllati e spesso abbattuti nel corso del tempo. Adesso siamo in un momento di ritracciamento, normale che un portafoglio in questo momento possa aver rimangiato una parte di tutto questo che ha fatto. Ci sta che ci sia stata una parte in cui ha rimangiato qualcosa, ma fa parte, come possiamo vedere, di quelli che sono delle normali, il mercato fa così, ok? Guardate anche qua, dopo il Covid, ok? Non è che ha fatto una tirata così, insomma, ci sono delle onde, ok? Ci sono delle onde. Quando, per dire, c'è questa onda e siamo in questo punto, inevitabilmente, no, ma adesso riscenderà tutto. Ah no, aspetta, è risalito, quando siamo poi su questa parte, ma qui c'è crisi, ok? Quindi ogni volta che siamo qua su saremo esaltati, quando siamo qua vedremo, andremo a focalizzare, tanto le notizie negative ci saranno sempre, ok? Le notizie negative ci sono sempre, però quando siamo qua su le notizie negative non le ascoltiamo. Ah, ma hai sentito, cazzo, ha avuto la grande, ma hai sentito che in Cina c'è la crisi immobiliare, roba è. Quando invece siamo qua giù, Madonna, ma non è che la crisi della Cina arriverà anche in Europa? Ma non è che il costo dei fertilizzanti, il costo. Ecco, quando siamo qua, vediamo i problemi estremi, quando siamo qua, gli stessi identici problemi che ci sono lo stesso, ma non ne parliamo alla stessa maniera. Quindi, ecco, questa è un po' la psicologia che dobbiamo saper affrontare quando facciamo gli investitori per trovare sempre le soluzioni migliori, ok? Vorrei farvi vedere anche il mercato cinese, ma c'è ben poco da far vedere, anche perché abbiamo già superato i tempi oggi. Ecco il mercato cinese è in un trend, come possiamo vedere, insomma, iniziato ormai da molto tempo. C'è stato un trend che è iniziato dal 2018 ad andare giù. Poi ha navigato un attimino, ha recuperato qualcosa, ma insomma c'è un trend di lunghissimo termine. Andiamo a vedere sul settimanale, un trend di lunghissimo termine che praticamente ha portato, guardate qua siamo, ve lo ripeto, siamo nel, guarda, il 96,
il livello di oggi è il livello massimo toccato nel 2000, ok? Il 2000 poi era tornato giù, poi è andato su e poi ha navigato sempre in laterale, siamo sempre in questa fascia laterale, quindi vuol dire che dal 2000 sostanzialmente hai rischiato di perdere molto e oggi a distanza di 24 anni non hai guadagnato niente, ok? Vi ripeto che poi questi erano anche i livelli toccati anche prima, quindi possiamo andare addirittura anche indietro, possiamo andare agli anni 90, e gli anni 90. Cioè, negli anni 90 il mercato aveva un po' raddoppiato le sue, però conta che in 20 anni, in 30 anni, un mercato che ha raddoppiato è poco. In 20-30 anni vai a vedere cosa ha fatto un mercato americano, i mercati sviluppati non hanno raddoppiato, hanno fatto almeno per 5, soprattutto dal 2010 al 2020. Quindi sono strutturazioni. Ah, ecco, scusate, non, mi sa che non avevo condiviso. Ok. Eccolo, ecco, stavo facendo vedere il mercato sul settimanale, eccolo qua, guardatelo, questo siamo addirittura negli anni 90, qui siamo ai massimi del 2000, ok, lo vediamo sotto, ok, siamo nel 2000, ecco quello che, di cui stavo parlando adesso, ok, quindi mercato cinese buono o non buono, e il mercato cinese, la Cina è la nazione più grande dei mercati asiatici, segue tutto il resto, l'India sarà la nuova economia. Certo, sì, ma più o meno le andature sono quelle, ok? Quindi ce n'è di strada da fare. Allora, andiamo a dare un occhio a fronte di tutto questo, come stanno andando i nostri portafogli, come stanno andando i nostri investimenti. Andiamo a vedere, a fare il solito focus per vedere come stanno andando i nostri investimenti e che cosa possiamo aspettarci. Allora, eccoli qui. Questi sono i nostri investimenti, togliamo qua il nostro fondo di pensionamento ripartito il 1° di gennaio, insomma il nostro fondo, adesso faremo vedere anche un po' di storici, sta facendo l'11,64, conta che questo noi l'abbiamo fotografato, no, un attimo, l'abbiamo fotografato, l'11,64 l'abbiamo fotografato ok, un attimo solo. Ok, scusate, c'era stato, mi avevano girato l'immagine errata, eccola qua. Ok, questi sono i portafogli fotografati ieri, quindi domenica, ieri sera al 2 di ottobre. Allora, il portafoglio pensione sta facendo l'11,64 dall'inizio dell'anno, quindi interessante. Il Wall Street Performance, quindi il nostro portafoglio di azioni leggermente sopra, ma sappiamo le azioni sono quelle che mangiano un po' di più nei momenti di crisi, quindi tra agosto e settembre abbiamo visto un attimino di crisi, quindi hanno rimangiato un po' di più, ma sappiamo che siamo sempre quei 5-10 punti avanti, ok? Quindi lo rivedremo tra un po' di tempo. Abbiamo il nostro piano di accumulazione di risparmi, dove siamo partiti con 6.000 euro a inizio anno e 400 euro al mese di accumulo, e da inizio anno sta andando molto bene, ok? Perché andiamo a puntellare, andiamo a fare delle accumulazioni in maniera centellinata nei momenti migliori, proprio quando ci sono determinati storni, abbiamo una media di ingresso molto molto importante e il piano di accumulazione sta andando molto molto bene, chiaramente con delle capitalizzazioni molto minori rispetto agli altri portafogli, ok? E queste sono le 10 migliori azioni da inizio anno che abbiamo segnalato, le teniamo così, abbiamo segnalato delle azioni su quali investire gratuitamente sui canali, eccetera, eccetera, con una buona gestione, stanno comunque movimentandosi molto molto bene. Andiamo a vedere un po' di storici a fronte di questo. Allora, andiamo a vedere gli storici, abbiamo parlato del portafoglio del pensionamento che sta facendo l'11,64 e andiamolo a vedere insieme, andiamo a vedere un attimino come si è comportato nel corso del tempo, che è questo, ok. Nel corso del tempo, ecco, questa è una fotografia fatta alcuni giorni prima, era l'11,85, cambia poco, ok. A fronte del mercato che comunque sta facendo l'11 all'inizio anno, molto molto interessante. Il nostro rendimento medio composto, quindi vuol dire che non vendiamo fino a quando non dovremo andare a fare dei prelievi, vuol dire 100.000 euro inseriti nel 2015, entrata in regime nel 2016, oggi si sono trasformati in 309.000 euro con delle medie molto molto interessanti. Arriviamo comunque quest'anno, siamo ben sopra quelli che sono, guardate qua, no? Questo era il mercato,
chi non ha fatto dei tagli come noi, chi non gestisce il portafoglio come noi, ancora deve recuperare lo storno del mercato dell'anno scorso. Noi siamo già sopra lo storno, siamo già ripartiti con 3 anni dove siamo stati in linea col mercato, col record del 2020 durante il Covid, e insomma, veramente molto 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 bene. Questi sono gli anni in cui abbiamo fatto meglio del mercato, praticamente ogni anno facciamo meglio del mercato. L'anno scorso abbiamo fatto 9 punti in più del mercato, ragazzi, un qualcosa di fuori dal mondo, 3% in più del mercato nel 2021, nel 2020 il record assoluto, anche nel 2019 siamo stati piuttosto in linea con il mercato. Nel 2018 abbiamo fatto qualcosa di meglio ancora, nonostante il 2018 c'è stato uno storno, il mercato ha fatto meno 5. Ok, quindi ecco qua. Scusate, ecco, questi sono. No, questo era il vecchio. No, scusate, c'è stato un problema con le immagini. Ok, questo è praticamente lo storico. Andiamo a vedere quello che è lo storico invece del portafoglio d'alto rendimento con le azioni. Ok? Ok, ho fatto lo squadro, ho fatto qualche click di troppo, quindi non ci ho capito niente. Ok, questo è il nostro portafoglio, il PAR, portafoglio d'alto rendimento con le azioni. Ok, non capisco perché c'è questa cosa qua che rompe le scatole. Ecco, se n'è andata. Ah, facevo dei click perché non riusciva a mandare via questa cosa. Ok, portafoglio con le azioni ha un portafoglio molto più ampio, ha uno storico molto più ampio. Abbiamo iniziato nel 2012. Quindi con il giro nel 2013 e 100.000 euro messi, oggi sono diventati più di 1 milione, perché le azioni hanno dei risultati molto molto più ampi, hanno un dividendo che già ci fa partire con un vantaggio esponenziale. E quest'anno, insomma, anche qua ho fotografato alcuni giorni prima, sta facendo molto bene, siamo quasi più o meno al 14%, l'indice Standard & Poor's 500 segue appena dietro. Questo è il rendimento medio annuo, medio, questo è il rendimento classico medio annuo, ancora continuiamo a essere veramente molto molto alti, intorno al 28, e il composto, il rendimento composto è veramente ampio, perché se io non vendo mai 100.000 euro ogni volta inseriti in un circuito dove ogni anno ho delle rendite sempre maggiori e reinvesto ogni volta tutte le rendite senza vendere mai, cioè senza vendere mai, non è che non vendo mai le azioni, ma le reinserisco ogni volta che le vendo, ricompro delle altre, quindi rientro sul mercato, inevitabilmente posso avere dei risultati veramente molto molto interessanti. A fronte di questo abbiamo poi il Finanza Innovation Circle, o meglio, come sta andando il FIC, il Finanza Innovation Circle, e l'indice di Max e Mauro. L'indice di Max e Mauro sta andando molto bene, dove ci sono delle performance mensili. Perché? Perché non sono delle performance mensili, c'è un indice per tutti gli abbonati al Finanza Innovation Circle. Che cosa avviene? Avviene che vengono fatte delle operazioni giornaliere dal nostro sistema che vengono sintetizzate in un indice. Molti di voi entrano all'interno dell'indice, seguono l'indice, e l'indice sta andando molto bene. Il mese di settembre l'ha chiuso più o meno al 3,5%, quindi chiudiamo il mese di settembre più o meno con un rialzo del 3,5%. Agosto è stata una mesata fortissima, perché ha fatto più o meno il 5% ad agosto, mentre in linea generica l'indice come media si muove attorno al 2%, cioè ogni mese in media si muove attorno al 2%, quindi si compra l'indice e si tiene l'indice in maniera totalmente passiva. Quindi direi che gli investimenti, nonostante questi storni, stanno andando piuttosto bene. Come potete vedere, tante cattive notizie, tante cose brutte che seguono, che sentiamo in televisione, ma i portafogli stanno andando bene e il mercato sta andando bene. Il mercato sta facendo l'11% e faceva il 15, il 16 fino a poco tempo fa, fino a prima di questo storno di settembre. Quindi di cosa parliamo? Guardiamo sempre i risultati delle aziende e valutiamo bene. Chiaramente saranno da valutare quelle che potranno essere le ripercussioni di queste cattive notizie, in particolare le ripercussioni del mercato immobiliare cinese sulla finanza, o meglio sulle banche. Dovremo valutare questo, quanto inciderà sulle banche, uno. E seconda cosa, dovremo andare a vedere, perché la cosa che ha spaventato di più sono poi i rialzi dei tassi. La Banca Centrale Americana ha detto che molto probabilmente potrebbe rialzare, si era fermata dal rialzo dei tassi, ma l'inflazione continua ad andare, quindi potrebbe continuare a rialzare i tassi, e questa cosa potrebbe incidere in maniera negativa
su quelli che sono i risultati delle aziende nel corso del tempo. Quindi semplicemente continuare a monitorare questa cosa, ma le cose stanno andando bene. Siamo positivi, stiamo andando molto molto bene. Pensate a un momento di crisi come questo, i portafogli vanno bene, il mercato va bene. Quando tutto sembra andare male, quindi vuol dire che dobbiamo spegnere quella televisione, accendere il cervello, accendere i risultati delle aziende, perché le aziende nel bene o nel male troveranno sempre il verso di vendere, di abbassare i costi, di venderci i loro prodotti in maniera innovativa, in maniera migliorativa, e quindi dobbiamo seguire le aziende perché sono loro che ci portano ricchezza e benessere. Beh, ci siamo dilungati davvero molto, volevo fare una mezz'oretta, siamo dilungati molto, ma insomma i temi di questo focus erano veramente tanti. Io vi saluto qua, se avete delle domande mettete da lì sotto o l'avrete già fatte, vedo che ce ne sono alcune, sicuramente sarà lo staff che vi risponde, vi ha già risposto in real time. Per cui ci salutiamo qua e ci vediamo presto con le nuove dirette e il nuovo programma. Quindi occhio ragazzi, occhio, perché gli investimenti vanno bene in un momento brutto. C'è da riflettere questa cosa. La crescita continua e continuerà sempre. Questo è un patrimonio, una ricchezza che ci porteremo per la vita. Basta imparare a seguire e a gestire queste cose. Ho voluto farvi vedere questa diretta ambivalente, molto ambivalente. Tutto va male. I mercati vanno bene, i portafogli sono in positivo. Cosa avviene qui? Dobbiamo iniziare a pensare diversamente, ok? A pensare diversamente, a pensare che dobbiamo guardare i risultati delle aziende e non quello che ci dice il telegiornale, ok? Iniziamo a pensare, riflettiamo e diventiamo delle persone, degli investitori migliorativi che nel corso del tempo sanno far crescere il patrimonio contro ogni tipologia di avversità. Ciao a tutti, buonanotte a tutti!